E sulla partita che ha praticamente deciso il campionato vediamo adesso una scheda tecnica di Carlo Nesti. Dove ha sbagliato il Napoli? Quali le armi vincenti del Milan? In poche battute i campioni d'Italia hanno buttato via uno scudetto. A perdere è stata la squadra campione d'Italia dopo quasi 50 domeniche di dominio incontrastato. A vincere sono stati da una parte il Milan e dall'altra il pubblico di Napoli, che ha offerto a tutti una esemplare lezione di civiltà. Sicuramente questa settimana saranno in molti a discutere le scelte di Bianchi, che dopo aver schierato quasi sempre la squadra partenopea a tre punte, prima ne ha mandate in campo contro il Milan soltanto due e poi addirittura quattro. In realtà sarebbe quantomeno irriguardoso contestare il tecnico, innanzitutto in virtù dell'eccezionale lavoro svolto in questi anni, e in secondo luogo perché la partita stessa deve essere vista in due chiavi diverse. Questo è lo schieramento tattico di Napoli e Milan nel primo tempo. In alto sui teleschermi, le tre marcature a uomo predisposte da Bianchi. Ferrara su Virdis, Bigliardi su Gullit, Bruscolotti su Donadoni. Al centro, invece, la solita cerniera composta da De Napoli, Bagni, Romano e Francini, alle spalle di Maradona e Careca. A scandalizzarsi per la maglia numero 9 indossata da Bagni sarebbe francamente ridicolo, perché Bagni ha giocato esattamente nella stessa posizione di sempre e perché il tecnico ha obbedito alla solare esigenza di proteggere un complesso incerottato e affaticato. Si può casomai discutere il fatto che Bianchi non abbia optato per un centrocampista in più, tipo Sola, ma per un difensore in più, il quasi 37enne Bruscolotti, risucchiato tra l'altro a metà campo da Donadoni. A partire dall'undicesimo della ripresa sul punteggio di 1-1, la sfida dell'anno cambia faccia. In alto sui teleschermi, le tre punte mandate in campo da Sacchi, Virdis, Gullit e Van Basten, sostituto di Donadoni. In basso, invece, le tre punte mandate in campo da Bianchi, Maradona, Careca e Giordano, sostituto di Bagni. Romano, come vedete, resta solo nella morsa Ancelotti, Colombo e Vani. Le novità determinanti ora sono almeno due. In avanti Gullit lascia Virdis e Van Basten il compito di fungere da punte. Parte arretrato come in occasione del secondo e del terzo gol e in spazi larghi mette a frutto la differenza di passo rispetto a Bigliardi, che essendo un marcatore puro, fatica risucchiato a centrocampo quanto Bruscolotti nel primo tempo contro Donadoni. In retroguardia invece Baresi e Filippo Galli sono prontissimi nel far scattare la trappola del fuorigioco, che regala anche episodi spettacolari come questo. I difensori in linea in sostanza avanzano di 10 metri e accorciano la squadra a centrocampo proprio nella zona sguarnita dai padroni di casa, messi in gravissima inferiorità numerica e costretti progressivamente a cedere. Praticamente il campionato di vertice è finito, si vola verso la conclusione. La Juventus vince il derby della Mole con gol di Tricella, Polster e Rush. Resta appaiata l'Inter per la zona UEFA. I Granata sono staccati di un punto. In zona salvezza il Pisa ha la meglio sul Cesena con un gol di Caneo, il Como che supera il Pescara e l'Ascoli che con due gol di Carillo e Carannante mette al tappeto l'Avellino lasciano gli Irpini sul penultimo gradino. L'altalena continua. Scudetto cade inesorabilmente nelle tasche del Milan di Gullit, mister Europa. Con la Juventus finisce 0-0. Il Napoli alla penultima giornata cede definitivamente. Firenze è 3-2 con le reti di Di Chiara, Ferrara, la doppietta di Diaz ed il gol di Renica che state vedendo. In zona UEFA, mentre la Roma e la Sampdoria sono ormai tranquille, l'Inter, la Juventus e il Torino si ritrovano appaiate.
L'impresa del Como che va a vincere a Verona col gol di Giunta che vedete ed il pareggio dell'Ascoli a Pescara lasciano virtualmente nelle mani di Pisa ed Avellino la patata bollente dell'ultimo posto per l'inferno. Lo scontato pareggio fra Como e Milan e la sconfitta interna del Napoli con la Sampdoria permettono al Diavolo di vincere il campionato con 3 punti di margine. L'ultima giornata la Juve perde in casa con la Fiorentina, il Torino viene sconfitto a Pisa ed i toscani si salvano. Siamo in A! L'Inter pareggia a San Siro in un clima di contestazione, ma entra ugualmente in Europa. Sono gli Irpini ad accompagnare l'Empoli in Serie B. Ecco la classifica finale.